giù la maschera, metaforicamente e realmente, togliamo anche i guanti. Perché non bisogna avere paura? La paura mette in allarme il sistema neurovegetativo autonomo, perciò difesa, attacco e fuga pronti per difenderci. Produciamo adrenalina, noradrenalina e cortisolo, tutte sostanze che mettono sotto stress il sistema immunitario. Cercate invece di riguadagnare la serenità, la tranquillità, la musica, il rilassamento, l'amore, l'amicizia. Riscoprire magari un vecchio libro che non avete più sfogliato per mancanza di tempo. Cominciate a ritrovare la vostra centralità. Questo sistema di ribilanciamento, detto anche parasimpatico, produce dei neurotrasmettitori favolosi come la serotonina, le endorfine, l'acetilcolina, quelle sostanze che fanno vedere mezzo bicchiere pieno quando ci sono e vuoto quando mancano. Perciò più siete tesi, più sentite la televisione, più vi allarmate, più l'ansia anticipatoria della paura comincia a avere la meglio su di voi. Pertanto da ora in poi basta con l'ansia. Guardate meno la televisione, dedicatevi alla meditazione, ascoltate la musica, Bach, Beethoven, molto valide le quattro stagioni di Vivaldi che stimolano l'armonia del sistema digerente e il ripristino dell'equilibrio e della serenità. Ce la faremo, siamo forti, siamo italiani, siamo ben assistiti e vedremo nuovamente le stelle. Arrivederci.